Z Siklusota, India Tango 9, Juliet Lima Zulu. Oscar Echo 7, Papal Hotel India, you are 5-9, QSL. Thank you, 73, bye, buona giornata. QRZ. 9, Golf, Zulu, Papa. Io adesso accendo il mezzo meccanico. Se trovo le chiavi. Infatti ho perso le chiavi. Andiamo bene. Perché voglio misurare. La tensione che arriva ai fari. E non ho un tester digitale, ovviamente, perché abbiamo solo questa qualità eccellente industriale adatto ad usi miniere. Quindi lo mettiamo su volt e vediamo intanto alla batteria quanto c'è. E sono 13, quasi 14, perfetto, questa è una lettura precisa. Ma se io accendo i fari, fari accesi, vediamo quanto arriva sui fari. Dovrebbe essere qua e qua e non c'è un cazzo. Dovrebbe essere qua e qua e, no, e c'è il contrario. Dovrebbe essere qua e qua e arrivano 13, 12 e qualcosa, vedete, 12 volte virgola qualcosa qui. E mettilo dritto. È quasi 14 qualcosa qui, quindi perdo 2 volt nei cavi. Adesso accendo pure gli abbaglianti, 2 volt che se ne vanno. Sulla batteria ho di nuovo i miei 14 volt precisi. Qua c'è un errore di parallassi dell'inquadratura, ma va bene così, fidatevi. Perfetto. Mentre sul faro ho sulla luce di normale ho 12 volt, sono 2 volt che se ne vanno a fanano, e mentre sugli abbaglianti ho 12 volt e 12 volt, quindi mi perdo 2 volt nei cavi che vanno da qui alla batteria. Ed ecco il motivo per cui io metterò una quantità invereconda di relè in questa macchina. Butterò relè a cazzo, proprio a cazzo. Un arancino, ragù e uno pistacchio. Sì, approvo. Adesso con calma rifacciamo lo stesso esperimento. 12,33 volt. Il motore è spento. Ok, abbiamo 14,2 volt. Adesso misuriamo sulla lampada. 13,15. Ora proviamo con gli abbaglianti. 12,9. Mentre sulla batteria 14,3. Relè in quantità industriale. Questo lo conoscete tutti, è il Devio Luci della Panda. Vedete, contatti molto piccoli. Questo non tiene una grossa corrente. Questi contatti riscaldano e sciolgono e fanno il macello. Come facciamo a preservarli, specialmente se vogliamo montare delle lampade più grosse? E qui entra in gioco il relè. Qui abbiamo diversi relè che possono sopportare correnti molto grandi, tipo questo è da 70 A, 12 volt 70 A. Infatti ha dei contattoni molto grossi rispetto a questi piccoli. E questo invece è un relè normale con i contatti normali così e sopporta, questo è da 20 A. Questo non so bene se è un relè, sembrerebbe un relè, è un relè Ford ma non ho idea, è grosso, è semplicemente grosso. Poi c'è questo qua nero che è da
40-20 ampere. Non so cos'è questo 40/20, è sempre Ford, ma io ignorerò questa informazione. Questi piccoli, non vedo scritto da quanto sono, ma sono piccoli, quindi sicuramente non lo so. Sicuramente non lo so. Ora, che cos'è il relè? Il relè non è nient'altro che un elettromagnete. Sappiamo bene che quando noi facciamo passare della corrente in un filo, si crea un campo magnetico. È il fenomeno dell'elettromagnetismo. Ora, se io questo campo magnetico lo creo in un certo modo, utilizzando delle bobine magari, ottengo una cosa molto bella. Io faccio passare la corrente in questa bobina e creo un campo magnetico. Il campo magnetico mi può attrarre o respingere delle cose magnetiche, dei pezzi di ferro, del metallo, eccetera. Ed è quello che fa questo relè. Vedete, qui c'è una specie di molla, qui c'è un contatto che posso chiudere a mano. Ma cosa succede quando alimento il relè, quando do corrente a questa bobina? Io prendo il mio alimentatore, che se non mi sbaglio è già acceso sui 12 volt circa. Ora io come trovo i contatti qua? O guardo il relè e forse trovo lo schema. Ecco, vedete lo schema? Eccolo qua. Piedini 1 e 2 c'è la bobina. Piedini 5 e 3 c'è il contatto che si chiude. Lo vedete lo schema? Ecco qua. Quindi se io metto la corrente sui miei piedini 1 e 2, che sono, guarda caso, questo e questo, 1 e 2, non so se riuscite a vederlo, quindi io metto uno qua, e quando do corrente qui, guardate che succede, visto? Si è chiuso, si apre, si chiude, si apre. Questo è l'elettromagnetismo generato da questa bobina, che tira in giù questo contatto e fa chiudere il contatto, ok? E questo avviene con una corrente molto bassa. Io qua sto consumando circa 200 mA, ho fatto i calcoli prima, ho fatto la misura. Quindi, se io utilizzo il mio relè attraverso questo coso e lo chiudo, ok? Io chiudo la bobina tramite lui e lui non scalda più perché consuma 500 mA. Consuma un cacchio proprio, niente. Però chiudo i contatti tra qua e qua, ed è tra qua e qua che io posso andare a mettere un'alta corrente, posso andare a mettere un utilizzatore che mi succhia un sacco di corrente. Nel caso di questo coso qui posso passare ben 70 ampere qui, ora non passerò mai 70 ampere qui, però questo relè è fatto apposta. Come vedete io posso chiudere e aprire. Quindi con il mio interruttore io do corrente alla bobina, chiudo e lui mi chiude questi contatti. E ora io qui gli posso portare 12 volt con un cavo grosso così e posso accendere tutti i fari dell'universo senza bruciare questo, perché questo mi accende solamente la bobina. La bobina è lei che chiude il contatto e fa passare i 70 ampere nei cosi grossi. Se riesco vi disegno uno schema. Ed ecco lo schema. Io ho la batteria dell'auto, negativo messo a massa, quindi alla carcassa dell'auto. Dal positivo io vado sul devioluci, mi trovo il positivo lì. Quando chiudo questo switch del devioluci, che è lui, do la 12 volt, questa 12 volt mi va alla bobina, che è chiusa a massa, quindi in questo momento ha un circuito con 12 volt che scorrono attraverso la bobina. Quindi creo un campo magnetico, il quale mi può chiudere questo contatto, che è il contatto del relè, che è esattamente questo qui. Ok? A questo punto lui mi chiude il contatto tra dove? Tra un'altra 12 volt che io prendo sempre dalla batteria, ma con un cavo grosso così, chiude attraverso il relè e lo porta alla mia lampadona, che può essere una 12 volt 70 watt per esempio, che è un sacco di corrente, che poi va a massa, che è collegata anche lei alla carcassa metallica, e la lampadina mi si accende, ma io non sto tirando un botto di corrente. E voi mi direte: quanta corrente? Beh, il calcolo è facile, la potenza di una lampada in watt, legge di Ohm più o meno, è V
per I, ok? Quindi abbiamo 12 volt, abbiamo 70 volt, la corrente che scorre è P fratto V. E quindi stiamo parlando di circa 5, qualcosa ampere, quasi 6 ampere. Usiamo la nostra calcolatrice riparata in modo brutal holocaust, vedete, con batterie saldate con colla a caldo e fili usciti fuori. Quindi abbiamo 70 watt, ipotizziamo una lampada da 70 watt su 12 volt. In realtà non sono proprio 12, perché quando la macchina è accesa abbiamo visto che sono anche 14, quindi segniamo 13,8 che è lo standard automotive, e ottengo 5 ampere 507. Per una lampada da circa 70 watt abbiamo sui 5 ampere qui non scorrono, perché lui sta semplicemente alimentando la bobinetta, che consuma 200 mA, che consuma veramente niente. E quindi ho salvato il deviluci. Salvo il deviluci, uso un relè per accendere tutte le lampade che mi pare, e quindi posso montare anche una lampada, che ne so, da 100 watt. Se metto una lampada da 100 watt, facciamo il conto, è facile, 100 diviso 13,8, abbiamo una corrente di 7,24 ampere, che è comunque tanto, veramente tanto. E non esistono lampade da 100 watt per le auto, meno male, perché sennò darebbero un fastidio pazzesco. Io voglio semplicemente mettere lampadine alogene, che consumano un pelo di più di quelle della Panda tradizionali. Siamo sui 55 watt, se non mi ricordo male. E quindi abbiamo 55 diviso 13, sì, diviso 7, vaffanculo, 55 diviso 13, abbiamo una corrente di 4,2 ampere. E 4 ampere su una contatiera così piccola vi assicuro che scaldano, che possono dare fastidio. Ora non mi ricordo neanche se sono 55 watt. Diviso 13, sì, 4,2, e quindi questo è quello che voglio fare. Voglio montare i relè per gli anabbaglianti, e poi voglio montarne un altro per gli abbaglianti, che consumano di più. Quindi anabbaglianti 55, abbaglianti mettiamo che siano 65, no? E anche lì, cosa succede se voi tirate la leva quando fate il flash, quando volete segnalare a qualcuno con gli abbaglianti? Quando tirate la leva si accendono entrambe le lampade, sia questa, sia anabbaglianti che anabbaglianti. E questo è un bel picco di corrente, perché se abbiamo una lampada da 55 watt per gli anabbaglianti e da 65 per gli anabbaglianti, e qua non si vede un cazzo, anabbaglianti, abbaglianti, noi abbiamo il doppio della potenza praticamente, 55 più 65 watt. Oh, che cazzo sto facendo? 55 più 65. Abbiamo 120 watt diviso 13, sto tirando 9,2 ampere e spesso vi sarà sicuramente capitato di guidare per un attimo con la leva tirata verso di voi per avere molta più luce, in modo da utilizzare sia le abbaglianti che gli abbaglianti insieme, e questo stressa moltissimo lui, perché 9 ampere e mezzo qua sopra vi assicuro che brucia tutto. Se lo fate per tanto tempo questo interruttore vi si scioglie, che non è solo questi contatti qua, ma è anche i contatti striscianti all'interno, che non sono fatti per la potenza, per una potenza così alta. Non solo, ma rovinate anche la lampada, perché la lampada, se vi ricordate, c'ha un filamento e poi c'ha una parabolina con dentro un altro filamento. Ora, se le accendete tutte e due insieme, questo filamento scalda, e questo filamento scalda tantissimo, tutta la lampada scalda un botto, e a me è capitato che questa parabolina mi sia addirittura sciolta e mi sia andata a mettere qua sotto, e gli abbaglianti non funzionavano più. Perché? Perché io come un coglione giravo con la leva tirata e ho squagliato un pezzo interno della lampada e ho rovinato la lampadina. Poco male, costava 1,50 euro, 2 euro, 5 euro, non lo so, però è una cosa che non si fa. Detto questo, a questo punto bisogna solamente fare il montaggio e così, non c'è niente da fare, ci vogliono i relè. Non ho resistito, e li ho messi così, e vaffanculo, perché
perché non era possibile. E adesso ci vedo. Io ci vedo. Ho deciso di metterli senza l'impianto relè per adesso, perché tanto ho altri due deviluci. Se si brucia me ne fotto, vaffanculo. Però ci vedo. E questi sono solamente i fari, diciamo, normali, gli anabbaglianti. E guardate, ci vedo. E se metto gli abbaglianti, sbra! Che meraviglia! È fantastico! Finalmente ci vedo! La differenza con le lampade R2 da 40 watt è abissale, una differenza mostruosa, specialmente nella luce, nella parte laterale. È veramente, qui non si nota molto, ma in realtà io vedo anche bene la parte laterale. È una cosa fantastica, è fantastico. Lampadine acqua qua, i fari pazzeschi, sono pazzeschi. È un'illuminazione pazzesca, è pazzesco. Ed ecco, strada di campagna completamente al buio, e finalmente la illumino tutta. È una cosa fantastica. E i fari sono ancora da regolare, perché ho un po' giocato con le regolazioni dei fari. C'era una lampada che si adattava male, e quindi poi vi mostrerò come ho fatto. Però sicuramente questo faro si può orientare in modo più laterale, però è impressionante. Io non ho riprese, probabilmente non ho riprese precedenti, devo cercarle, ma prima non vedevo un cazzo, veramente era una luce gialla del cazzo, e adesso è il sole portatile. Ho due soli davanti e ho due soli pazzeschi, luce bianca incredibile, e sono due lampadine alogene, non sono lampade a led, sono lampade alogene normalissime H4. E che dire, sono veramente contento. Devo verificare che siano posizionate bene. E ripeto, sono ancora senza l'impianto a relè, quindi sto passando dal deviluci, poveretto, lo sto stressando, ma ripeto, ne ho altri due o tre di ricambio, per cui me ne sto fottendo. Io ci devo vedere, e prossimamente farò questo impianto con i relè. Due parole su come ho montato queste lampade. Io ho due fari diversi, perché uno, come vedete qui, ha le mollette molto semplici da montare, e il faro con l'adattatore, la lampadina con l'adattatore sta lì perfetta. Quindi l'ho messa, ho richiuso il coperchio di gomma che ha, a parte far bestemmiare, ha comunque un senso, c'è un alto e un basso, poi basta rimettere il connettore così e lui sta. E questo non mi ha dato problemi. Il problema si è presentato su questo faro cinese di merda, perché questo è un faro cinese di merda. Ora non riesco a capire la marca. Non si legge, forse non ha marca, perché è un faro cinese di merda. E questo qua invece ha queste molle del cazzo che bisogna incastrare, difficilissime, e girano. Ma il problema è un altro. Il problema è che il contenitore qua, il ricettacolo dove va l'adattatore, è svasato. E cosa succedeva? Che queste linguette maledette dell'H4 ci sbattevano sopra e non andava bene, quindi la lampadina ruotava. Allora cosa ho dovuto fare? Ho dovuto con la pinza piegare queste all'indietro, verso qui, così, e solo in questo modo sono riuscito a mettere la lampada nella giusta posizione, perché prima se ne andava semplicemente per i cazzi suoi e avevo un faro che puntava a terra oppure tutto in alto, ma soprattutto si muoveva in continuazione. Quindi su questo faro di merda, cinese di merda, l'adattatore va bene,
ma poi la lampada con questi cazzi, la lampadina sbatte sul faro, sulla parete di questo ricettacolo di merda, e quindi non sta in posizione. Allora questi ho dovuto piegarli verso il basso, questi pirli qua, questi tre pirli praticamente li ho piegati in giù con la pinza, e in questo modo sta perfetto. Niente, volevo dirvi questa cosa. Ora io cosa farò? Per montare l'impianto relè prenderò direttamente da qui, se ci riesco a toglierlo, ma questo non si toglie, preferisco non toccarlo per ora. Io da qua prenderò da questi contatti direttamente le tensioni e le correnti che andrò poi a passare al relè. Tirerò un cavazzo gigante dal positivo a qui, e poi questo gigantesco positivo lo porterò probabilmente qua sotto, da qua sotto lo porterò all'altro faro, e qui stessa cosa, da questo connettore farò la connessione ai relè, e vaffanculo, così avrò una cosa reversibile. E qui metto due relè, e qui li metto due relè, ne metto quattro e vaffanano. E siccome sono un coglionazzo, io non vi ho parlato delle lampadine. Queste sono quelle vecchie, sono le classiche lampade tipo R2 che si montano sulle Panda e si montano sui trattori. Ora queste merde cagate e vomitate sono delle Orion, addirittura sono da 45-40 watt, quindi sono veramente di una potenza infima. 40 watt e 45 watt, vedete, 45 e 40, 12 volt Orion, e queste sono le lampade che ho usato fino a poco tempo fa. Come vedete c'è il riflettore dell'abbagliante, c'è il filamento rotondo, questo qua, insomma queste sono quelle vecchie. Per montare le nuove sono queste, sono le Philips Racing Vision GT200 H4. Ora il problema è proprio questo H4, che è questo tipo di montaggio con i cazzetti che spuntano, mentre questo è rotondo, e quindi bisogna usare un adattatore. L'adattatore l'ho preso anche su Amazon con 2M e 2Z, ed è questo, praticamente ha queste tacche, ha la forma rotonda come questa lampada, però ha delle tacche in corrispondenza di questi cazzi qua, 1, 2 e 3, dove tu ci ficchi dentro la lampada H4. Ora, se riuscissi a farvelo vedere, magari così si vedono meglio queste tacche. Quindi questa parte si adatta nel faro dentro, e la vostra lampada la ficcate con le tacche messe giuste. Qua c'è una 500 del cazzo, non so perché. E insomma, questi sono gli adattatori che servono per, troia della miseria ladra di questo mouse, attacco H4 e H5. Adesso non lo so cosa vuol dire qua. Io ho usato questi. Sappiate che ho usato questi. Questo dice da H4 a H5 R2. E infatti la mia lampada è un R2. R2 H4. E questo. Ho usato questi adattatori. Si prendono questi, si mettono nel faro oppure si ficcano nella lampada, che sono questa forma rotonda, ci ficchi la lampadina, e così la lampadina, così la H4 si adatta al faro. Come vi stavo dicendo, io ho usato questa lampada della Philips, queste due lampade della Philips, e insomma avete visto da soli il risultato, è veramente spettacolare. 10 euro a lampada praticamente, qua c'è un'offerta del 5% a tempo. Non so a voi cosa spunterò, però il risultato è veramente incredibile, è incredibile, e vi lascerò il link in descrizione. Insomma, adesso nella seconda parte di questo video vedremo come realizzerò l'impianto a relè, perché in questo momento sto girando senza relè e quindi sto sforzando il deviolucci, ma me ne sbatto, perché finora insomma ho girato di sera solamente due volte, per un pochetto ci può stare, mentre mi procuro il necessario per fare l'impianto a relè. Grazie e arrivederci!